Fermiamo la strage sul lavoro, l'iniziativa dei sindacati nelle Marche per riportare l'attenzione sul tema anche insieme ai lavoratori. Al porto le sirene ricordano i tanti infortuni. Corsa ai Comprooro per pagare le bollette, a incentivare la vendita dei gioielli di famiglia anche le quotazioni mai così alte. L'alluvione del 15 settembre, storie di chi è rimasto solo con le mura della propria casa. Tra allerta, stima dei danni e ricostruzione, domani il punto nella seduta del Consiglio regionale monotematico su quanto accaduto. Il post-sisma a Camerino, la vicepresidente della Banca Europea degli Investimenti, presentato un nuovo finanziamento da 750 milioni di euro. Il presidente della Regione Marche, Acquaroli, dice: «Tengo per me la delega sulla ricostruzione post-sisma». Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con ETG Marche. Dunque, in primo piano parliamo di lavoro, di infortuni sul lavoro, purtroppo anche di vittime. Fermiamo la strage sul lavoro è stato lo slogan dell'iniziativa voluta dai sindacati insieme ai lavoratori nella giornata di oggi, con un'ora di sciopero e assemblee. In particolare al porto di Ancona hanno suonato le sirene per ricordare chi ha perso la vita mentre stava lavorando. Il servizio di Andrea Fiano, vediamo. Tutti hanno diritto di lavorare, tutti hanno diritto di tornare a casa sani e salvi dalle proprie famiglie. È impensabile che siamo nel 2022, si rischia di uscire di casa per andare al posto di lavoro e qualcuno non torna a sera. È impensabile. Sirene azionate e un minuto di raccoglimento al porto di Ancona per ricordare i tanti infortuni sul lavoro, anche mortali, in aumento nelle Marche durante la manifestazione regionale unitaria promossa da CGIL, CISL e UIL sul tema «Fermiamo la strage sul lavoro». Un'ora di sciopero, oltre 60 assemblee in aziende, tra le quali quella nel capoluogo davanti all'Arco di Traiano vicino all'ingresso della Fincantieri, cui hanno partecipato centinaia di lavoratori tra bandiere e striscioni. Tra gennaio ed agosto gli infortuni sul lavoro in regione hanno superato i 13.000, come dire 60 al giorno, 3 ogni ora, 20 i mortali. La situazione nelle Marche è oggettivamente drammatica, non c'è un altro termine per definirla. I dati degli ultimi mesi lo fotografano con drammatica evidenza. Le malattie professionali sono aumentate del 7%, gli incidenti sono schizzati. Abbiamo superato i 13.000 nei primi 8 mesi dell'anno, sono 60 al giorno, oltre 3 incidenti ogni ora. Poi ci sono gli incidenti mortali, anche lì purtroppo sono aumentati, stiamo viaggiando a 2 al mese. Una situazione insostenibile, grave. Questo è un luogo particolare, luoghi come questi, come quello del porto, c'è una concentrazione di imprese, di lavoratori degli appalti, dei subappalti e quindi un'esposizione ai rischi più grande. Per questo l'abbiamo scelto, diciamo, come luogo simbolico. Ma non solo simbolico, perché purtroppo qui sono avvenuti anche infortuni mortali negli anni passati e anche recentemente infortuni molto gravi. Quindi per noi è molto importante unitariamente essere qui oggi. Noi chiediamo che nel momento in cui ci sono delle morti sul lavoro, che avvengano perché è stata tolta un fermo da una macchina, perché le condizioni di sicurezza non sono state rispettate, come c'è l'omicidio stradale, cioè ci deve essere l'omicidio per mancata sicurezza. Ed ora parliamo di maltempo. Una bomba d'acqua ha colpito nel pomeriggio la zona di Matelica, nel Maceratese. Le piogge copiose, improvvise precipitazioni hanno causato molti disagi, come vediamo anche da queste immagini che arrivano proprio dai social. Una ventina le richieste di intervento che sono state ricevute dai vigili del fuoco e che ne hanno già però evase una metà. E i vigili del fuoco sono ancora impegnati in situazioni anche per rimuovere rami e piante caduti a terra. Al lavoro anche il personale del comune e i volontari della
protezione civile. Questo quanto accaduto, insomma, nel pomeriggio. La situazione appare però sotto controllo. Ed ora parliamo dell'alluvione del 15 settembre scorso. Invece, a quasi un mese dal dramma, proseguono ancora le ricerche dell'ultima dispersa, Brunella Chiu, 56 anni. Le operazioni di ricerca coordinate dal comando dei vigili del fuoco, in particolare, si concentrano ancora sull'alveo del fiume Nevola, da Trecastelli verso Senigallia e lungo il fiume Misa, da Bettolelle verso il mare. Sono una cinquantina le persone che sono impegnate appunto in queste operazioni di ricerca che proseguono per il 25° giorno. E tra allerta, stima dei danni e ricostruzione, domani verrà fatto il punto su quanto accaduto nella seduta del Consiglio regionale, una seduta interamente dedicata proprio ai fatti del 15 settembre scorso. Ed ora vi raccontiamo storie di chi davvero ha perso tutto o quasi, chi è rimasto solamente con le quattro mura di casa. Il servizio di Andrea Fiano, vediamo. Uno tsunami, come io paragono come sulle Filippine, quando succede quei casini te lo trovi qui dentro casa. Tutti gli sforzi e gli investimenti di una vita spazzati via in un lasso temporale di appena 15 minuti. Dell'appartamento di questa signora e suo marito lungo Stradone Misa, Senigallia, non resta che lo scheletro dopo l'alluvione del 15 settembre, ma anche le strutture e i rivestimenti delle pareti, tutto in legno di ultima generazione, sono state danneggiate. Una sbiadita linea retta di color marrone disegna il livello a cui è arrivato in casa il fiume. Noi che guardavamo il fiume qua, l'acqua è arrivata dalla parte opposta. Noi eravamo anche andati a letto, io e mio marito, perché sembrava che passasse. Poi mia figlia si accorge dell'acqua là e un signore dice: guarda che sta arrivando l'acqua da qua, ci è venuta a chiamare, in un quarto d'ora ce l'avevamo alle ginocchia. Una casa nuova, però oggi da buttare via. Da buttare via, è un anno e tre mesi che noi siamo qui, tutto da buttare via, mobili, coppe, io non avevo più niente. Per fortuna a casa c'ha il piano di sopra da mia figlia, quindi siamo lì, per il momento siamo lì, speriamo presto di sistemare almeno la taverna e io e mio marito di scendere qua. Io ho un negozio, ho un'attività e per fortuna là è andato bene. Abbiamo due garage in via Raffaello Sanzio, si sono allagati tutti completamente, mio marito anche il camioncino ha perso. Tutto quello che poteva prendersi a noi ci ha preso. A parte le vite, per fortuna che siamo tutti incolumi e salvi. Dal ristoro dei danni all'assistenza alle famiglie che non hanno più un'abitazione, per arrivare al sostegno amministrativo e al potenziamento del personale negli uffici tecnici comunali. Di questo si è parlato in un incontro che il presidente della regione, nonché commissario Francesco Acquaroli, e l'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi hanno tenuto con tutti i sindaci dei comuni alluvionati. Della prima fase emergenziale rimane indelebile il valore della solidarietà nelle varie comunità colpite dallo tsunami di acqua e fango. Tanta gente, tanti amici suoi, tantissima solidarietà da parte dei privati, della gente comune. Ed ora l'altra emergenza, quella del post-sisma del 2016. Andiamo a Camerino, dove oggi c'è stata la visita della vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti, che ha annunciato un nuovo stanziamento da 750 milioni di euro. Presenti anche il commissario straordinario al sisma 2016 Giovanni Legnini e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che dice: tengo per me la delega alla ricostruzione post-sisma. Ricordiamo che l'attuale assessore alla ricostruzione Guido Castelli è in partenza per Roma in quanto eletto senatore. Il servizio di Roberto Properzi, vediamo. Noi siamo disponibili a erogare 500 milioni nel più breve tempo possibile, negli altri 250 milioni verranno successivamente, ma sono state già deliberate dal Consiglio d'amministrazione
e quindi, d'accordo con la struttura commissariale, con il Ministero dell'Economia e Finanza, provvederemo all'esborso. Un nuovo finanziamento da 500 milioni per sostenere la ricostruzione di edifici residenziali e a uso produttivo distrutti o gravemente danneggiati dai terremoti che hanno colpito il centro Italia. Così Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti, arriva a Camerino e sottoscrive questa nuova importante risorsa con il commissario Legnini. L'intervento della BEI è un intervento molto significativo, peraltro è un intervento che si motiva anche per la qualità della ricostruzione. Siamo rimasti molto soddisfatti sul loro giudizio sulla valenza ambientale di impatto sul clima della ricostruzione. Il commissario glissa sulle voci di una possibile chiusura della sua struttura con il nuovo governo Giorgia Meloni. Ma guardi, l'unica domanda sulla quale io non rispondo e non risponderò è questa. Soddisfatto il sindaco Lucarelli della rete istituzionale messa in campo per recuperare il tempo perduto. Il recupero oggi però devo dire che è facilitato anche da una struttura commissariale la cui presenza si sente in maniera forte e soprattutto in maniera pratica anche in alcune problematiche che sono magari seppur di minore importanza ma che poi sono quelle che poi vanno a bloccare alcuni tipi di cantieri che sono vitali ripristinare in maniera veloce. Proprio su alcuni ritardi nei cantieri lancia un allarme il vescovo Massara, soprattutto su quelli della soprintendenza. Quindi i pareri passano 10 mesi, un anno, 2 anni, questo vi rendete conto che ritarda molto la ricostruzione. Ma non per loro incompetenze, perché sono veramente delle persone preparatissime, ma non hanno il personale. Chiusura con il presidente Acquaroli e la delega alla ricostruzione di Guido Castelli. La delega alla ricostruzione sarà trattenuta dal presidente. Ed ora la cronaca, e quindi andiamo ad Ancona. Un avventore ubriaco schiaffeggia il titolare di un locale in piazza del Plebiscito in pieno centro, quindi nel capoluogo regionale, infastidisce clienti e poi colpisce anche i poliziotti che erano stati chiamati appunto per risolvere la situazione. Accaduto ieri sera, gli agenti delle volanti della questura di Ancona sono intervenuti dopo la segnalazione del barista. Si tratta di un trentenne, questo cliente ucraino, in evidente stato dunque di ubriachezza, aggressivo, stava disturbando e gridando. L'uomo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E da Ancona ci spostiamo invece ad Osimo per una sorta di inseguimento da film per le vie della città e poi da Osimo verso l'autostrada, in particolare al casello di Loreto, dove una delle auto in fuga si è schiantata. Un ladro è stato arrestato, altri due sono riusciti a scappare, i carabinieri sono sulle loro tracce. È successo la notte scorsa appunto l'inseguimento che ha visto coinvolta una delle auto che risultava insomma rubata. L'inseguimento sarebbe iniziato attorno alla mezzanotte, quando appunto i carabinieri di Osimo hanno intercettato questa autovettura che diciamo risultava appunto rubata. L'auto non si è fermata all'alt e da qui insomma il rocambolesco inseguimento, in parte terminato dunque al casello di Loreto, quando appunto l'automobilista ha perso il controllo della macchina, si è schiantato contro un muro. Uno dei tre banditi appunto è stato arrestato, gli altri tre però sono riusciti a scappare. Vi terremo aggiornati. Ed ora parliamo della situazione economica difficile di questo momento, e quindi è corsa ai comprooro anche per pagare le bollette. Tra l'altro, a incentivare la vendita dei gioielli di famiglia, le quotazioni dell'oro, che a quanto pare sembra non siano state mai così alte. Il servizio di Laura Meda, vediamo.
Dare via gli ori e i gioielli della propria famiglia per far fronte alle spese e alle bollette sempre più alte? Purtroppo, secondo i dati diffusi dal Centro Studi di Antico, l'Associazione Nazionale di Tutela del Comparto Oro, oggi in Italia avviene anche questo. I dati parlano di un incremento nazionale del volume di affari del 30% nel periodo post-pandemia e anche nelle Marche non sembra ci si discosti molto da questo trend. Da circa un anno a questa parte si vede un aumento considerevole della clientela e anche del tipo, dello stile e del tipo di persona che decide di vendere. Mentre prima magari era una fascia più bassa a volerlo fare, oggi ci sono anche fasce che in passato consideravamo più elevate. Lo posso solo percepire, nessuno te lo viene a dire per cosa viene a vendere. Qualcuno vende per crisi, perché aumentati i costi. Un po' più di prima o più o meno anche prima era così? Un po' di più di prima. Certo, i motivi per cui si decide di vendere il proprio oro sono diversi. Qualcuno vende perché ha timore dei furti, siccome negli ultimi anni ci sono stati degli aumenti considerevoli di furti nelle case. Certo è, spiegano gli esercenti, che vendere in questo periodo conviene come mai prima d'ora. Le quotazioni dell'oro continuano, non sono mai state così alte. Anche l'oro, quindi con la crisi, è andato su, è aumentato. E quindi conviene anche. Consideri che io ho aperto nel 2002, l'oro si pagava 5 euro al grammo, oggi si paga 37 euro al grammo. Abbiamo dei prezzi che non si sono mai visti. Quindi oro bene rifugio in questo periodo? Bene rifugio assolutamente, così come lo è il palladio o altri metalli meno nominati, meno conosciuti. Però sì, oro bene rifugio, assolutamente sì. E parliamo ancora dunque dei rincari, la crisi energetica che colpisce anche le città. Ancona si sveglia al buio anche tra le polemiche, ma sono previste novità in arrivo. Ci racconta tutto Giulia Boschi, vediamo. Ore 6, luci spente e la città si risveglia al buio, ma ancora per poco. Il comune di Ancona ha infatti annunciato la decisione di ripristinare lo spegnimento dell'illuminazione pubblica 20 minuti prima dell'alba, riducendo quindi gli 80 minuti attuali disposti con un provvedimento ad agosto per far fronte all'aumento dei costi dell'energia. Per l'ufficialità si attende il passaggio in giunta, previsto per martedì. La scelta di tornare al vecchio metodo arriva con l'avvicinarsi dell'autunno, l'allungarsi delle ore di buio e il conseguente disagio espresso dai cittadini che di fatto si trovano a muoversi in una città che prima del sorgere del sole resta spenta per 1:20. Alle 6 infatti in centro si nota già il primo viavai di persone, i corrieri che scaricano la merce, chi porta a spasso il cane, chi fa jogging e poi a Sciami gli operai di Fincantieri che vanno al lavoro per il cambio turno. Una lunga processione che parte dalla fermata di Piazza Kennedy e si riversa in via della Loggia nel buio. Lì bisogna fare attenzione a scansarsi al passaggio delle macchine, ma se per le vie del centro almeno si può fare affidamento sulle luci delle vetrine, meno facile la situazione in altre aree della città. Senza allontanarsi troppo, basta affacciarsi in via 29 Settembre, dove l'unica fonte di luce sono i fari delle auto e degli autobus che passano. Come si legge in una nota diffusa dal Comune Dorico, lo spegnimento anticipato è il provvedimento che incide di più sotto il profilo del risparmio. La misura è stata adottata sapendo che avrebbe creato qualche disagio, ma nella stagione estiva l'alba arriva presto, si dovevano fare scelte, ora si sta rivedendo il provvedimento. Nel frattempo nel territorio comunale è stata abbassata l'intensità dell'illuminazione pubblica dove la tecnologia lo consente, nello specifico asse nord-sud e fronte mare. Inoltre dal 2014 c'è stata un'accelerazione nella procedura di sostituzione passando al LED, dimezzando così il consumo di energia. Ognuno sta cercando di prendere provvedimenti, si legge ancora nel comunicato. Si tratta di operazioni che non sono indolori, in attesa di soldi da parte dello Stato e di un'elasticità nel gestire il bilancio. Ed ora restiamo ad Ancona, ma andiamo nei cosiddetti quartieri nuovi e quindi Q2 e Brecce Bianche, dove parte lo sportello di Anteas, uno sportello di ascolto rivolto agli anziani. È un'iniziativa che scaturisce dopo uno studio che è stato fatto proprio sui quartieri. Vediamo.
Sì, è lo sportello di ascolto dell'Anteas, signora, mi dica. È già attivo con una linea telefonica, ma entrerà nel vivo coinvolgendo la popolazione il progetto dello sportello di ascolto di Anteas, aperto tutti i lunedì mattina e il venerdì pomeriggio per contrastare le solitudini che riguardano soprattutto gli anziani nel quartiere Q2 di Ancona. Questi quartieri Q2 e Brecce Bianche, dall'analisi che abbiamo fatto, si evidenzia quanto, nonostante i servizi che siano stati attivati in questi ultimi 20 anni, sia comunque un'area piuttosto con difficoltà relazionali e anche con grosse difficoltà di collegamento con la città. Oltre alla questione che è emersa in maniera chiara della solitudine involontaria, cioè di tutti quei pensionati che non hanno una rete sociale familiare e che si trovano soli in una situazione che è sicuramente peggiorata per la pandemia. Si tratta di un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ad Anteas Nazionale che si svilupperà sul territorio con diverse iniziative a partire da uno screening gratuito sulla prevenzione in programma nei prossimi giorni al distretto sociale di Piazza Salvo d'Acquisto. Il Comune di Ancona è parte attiva in questo progetto, infatti i laboratori verranno realizzati proprio qui al distretto sociale e poi mettiamo in piedi una serie di attività, ginnastica dolce, la narrazione di se stessi, il rapporto fra nonno e nipote e la formazione sul digitale, cioè saper usare un tablet o uno smartphone, tecniche di rilassamento e tante iniziative di formazione e informazione sui temi scottanti del momento, dalle bollette all'energia, alle truffe, alla sicurezza. Ed ora andiamo ad Urbino con la mostra Arte e Potere fino a gennaio, l'inaugurazione con Vittorio Sgarbi, curatore appunto dell'esposizione. Vediamo. A 600 anni dalla nascita del duca Federico da Montefeltro, avvenuta nel 1422, Urbino celebra il suo grande signore, condottiero e umanista, con una mostra di arte contemporanea che pone l'attenzione sul rapporto tra gli artisti e i potenti, in ogni campo, dalla politica alla finanza allo sport. In occasione delle celebrazioni, le sale del Castellare di Palazzo Ducale ospitano dal 1 ottobre 2022 all'8 gennaio 2023 la mostra Arte e Potere in dialogo con Federico da Montefeltro, a cura di Vittorio Sgarbi. Federico da Montefeltro è vivo. Ho voluto, con una certa prepotenza, devo dire, al di là di una mostra storica che si vede in Palazzo Ducale, immaginare che egli continui a esercitare il suo potere nel rapporto con l'arte, con l'architettura, con la scultura, con la pittura, come ha fatto con Francesco Di Giorgio Martini, come ha fatto con Piero della Francesca, come ha fatto con Berruguete. Naturalmente non c'è più Federico da Montefeltro, però ci sono dei segnali in alcune istituzioni, attraverso sindaci, attraverso presidenti di regione, di voler rappresentare la memoria storica e il presente attraverso dei monumenti. Ho scelto quindi che fossero sculture. Marco Lodola, Ivan Taimer, con i suoi obelischi, i frammenti antichi di Igor Mitorai, le sculture di santi e sostanzialmente di apostoli e di altre immagini religiose per la Cattedrale di Noto, di Cattaneo, Bergomi, Scarpella e allo stesso modo, con un gusto diverso, invece Ducrot, che ha fatto l'altare di Noto, e poi l'invenzione, la follia, in coincidenza con l'Expo di Milano, delle ceramiche che rappresentano le stagioni di Arcimboldo. È, come dire, l'idea che attraverso questi artisti Federico sia ancora vivo e il rapporto fra arte e potere sia un rapporto alto, nobile e in dialogo con i cittadini. Questo è l'intendimento di questa mostra a Palazzo Ducale di Urbino. E questo era il nostro ultimo servizio. Io mi fermo qui. Vi ricordo che trovate le nostre news sempre aggiornate anche sul sito www.tvmarche.it, attraverso la nostra app invece tutte le nostre video notizie e ovviamente seguiteci anche sui social. Grazie ancora di essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi.